Nel primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie D, il Pineto perde per 1-3 contro il Castelnuovo. In vantaggio i biancazzurri nella prima frazione. Nella ripresa all'11 l'ospite ribalta il match con la doppietta di Modugno e Foglia. I neroverdi dunque si qualificano per i 32esimi di finale in programma il prossimo 3 novembre. Calcio d'inizio per i padroni di casa, partono subito forte i biancazzurri. Del Mastro ci prova a giro, Natale non perfetto, devia in corner. Al 12esimo si rompono gli equilibri, tiro cross di Della Quercia, Orlando prova a salvare la propria retroguardia ma la sfera carambola in rete. I biancazzurri premono, azione insistita in area, prima Esposito e poi Del Mastro non riescono a raddoppiare. Il derby si accende, lancio lungo, il giovane esordiente Montese anticipa Camara di un soffio sulla tre quarti. Al 20esimo Natale rischia di combinare la frittata, le bocche di fuoco rivierasche però non ne approfittano, sempre gli adriatici vogliono il 2-0. Della Quercia, idea illuminante per Cardella, Orlando si fa perdonare salvando un gol già fatto sulla linea. I neroverdi rispondono alla mezz'ora, Pulsoni, azione autarchica, mancino velenosissimo che fa rabbrividire Montese. Nel finale di primo tempo l'11 di Mister Pomante sfiora per ben due volte il raddoppio, prima Del Mastro nel cuore dell'area piccola va a un passo dalla marcatura personale. Sul continuo dell'azione Pezzotti trova Esposito, miracoloso Natale a tenere a galla i suoi. Nella ripresa ancora la squadra del presidente dottor Silvio Brocco sfiora nuovamente l'allungo, Pezzotti cross al bacio, Cardella si avvita ma palla fuori di poco. Ancora il Pineto vuole il passaggio del turno, Pezzotti si accentra, arrovella il mancino, Natale disinnesca, gol mangiato, gol subito. Al 52esimo Ludovici serve Modugno che prende la mira e fulmina la retroguardia di casa. Nel giro di due minuti incredibilmente il derby si ribalta, cross di Ludovici, Foglia si presenta puntuale all'appuntamento col raddoppio. Al quarto d'ora Minnozzi appena entrato incorna la sfera ma Natale ancora una volta salva i suoi compagni. La truppa di Mister Di Fabio prova l'allungo, Ludovici ci prova a giro di poco alto, la buona sorte non sorride agli uomini di casa, dai 25 metri Cardella stampa il pallone sul palo interno a portiere battuto. Al 77esimo Modugno, dopo un'azione corale dei neroverdi, allunga col 3-1 per i suoi. A 5 dal termine ci prova ancora Minnozzi, Natale in due tempi sventa la minaccia, nel finale non succede più nulla, i biancazzurri abbandonano la Coppa Italia in favore del Castelnuovo. È quello che volevamo, che cercavamo di volere, avevamo di fronte un avversario forte, però siamo stati bravi sia domenica che oggi. Ho detto ai ragazzi che per me non esistono titolari e riserve, mi chiedevano se facevo turnover o meno, ma per me non è turnover, per me è avere fiducia in un gruppo che lavora durante la settimana tutti quanti insieme, e l'allenatore gli deve dare delle possibilità di dimostrare, e oggi è successo questo e chi è andato in campo mi ha fatto capire che posso contare su tutti quanti. No, sicuramente ci abbiamo Orlando, anche lo stesso Corticchia, ragazzi che sono arrivati in ritardo e non sono ancora al meglio della condizione, però la possono trovare solamente giocando, quindi sono giocatori importanti per noi, contiamo di rimetterli in forma il più presto possibile. Sì, c'hai ragione, cioè praticamente è successo l'opposto di domenica scorsa, quello che mi fa rabbia è che dopo un primo tempo nel genere non puoi finire in vantaggio solo di un gol. Siamo poco cattivi in fase offensiva perché oggi abbiamo creato il primo tempo tante palle gol e poi adesso ti gira male perché un'azione del Castelnuovo, hanno trovato subito il pareggio nel secondo tempo, però una squadra come la nostra non può mollare in un momento subito negativo, dovevamo reagire subito, invece no, poi abbiamo smesso di giocare perché il primo tempo abbiamo fatto ottime trame di gioco, abbiamo giocato benissimo dal punto di vista tecnico e poi nel secondo tempo dopo il pareggio loro sinceramente abbiamo smesso di giocare, ci siamo un po' tra virgolette spaventati ed è venuto fuori il Castelnuovo, anche se il Castelnuovo sinceramente non rispetto a domenica scorsa oggi non ha fatto chissà tanto, i gol diciamo che ce li siamo fatti da soli, però il rammarico più grande non è che dopo un primo tempo nel genere non puoi finire sotto di un gol, cioè in vantaggio di un gol è e praticamente il gol è stato un altro gol di Orlando, non è che l'abbiamo messa noi dentro. Quello mi fa rabbia perché tutte quelle occasioni create le dobbiamo sfruttare al meglio.